Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In tema di riforma pensioni, l'addio alle quote si fa sempre più chiaro. Vediamo che cosa sta succedendo negli ultimi giorni. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Come abbiamo spiegato più volte, quota 100 non si rinnoverà alla scadenza di fine anno, ovvero nel 2021, e quanto pare non ci sarà neanche quota 102, l'estensione di quota 41. Dalla bozza del recovery plan non ci sono dubbi, trattative zero con i sindacati. Infatti il governo Draghi intende seguire alla lettera le indicazioni dell'Unione Europea, facendo favorire il pensionamento anticipato. La Commissione Europea definisce iniqua quota 100 un privilegio per pochi. Per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale nel medio periodo, l'Unione Europea chiede all'Italia un ritorno alle regole introdotte dal governo Monti nel lontano 2011. Negli ultimi anni, in più di un'occasione, l'Unione Europea ha chiesto di attuare appieno la riforma Fornero, quindi niente misure di flessibilità, solo due chance, ovvero pensioni di vecchiaia a 67 anni con 20 anni di anzianità contributiva minima e pensione anticipata con 10 mesi di contributi, 42 anni per gli uomini e 41 per le donne. Oltre all'addio di quota 100 a partire dal 1 gennaio 2022, la nuova bozza del recovery plan sembra non prevedere alcuna misura di flessibilità sostitutiva. Molto probabilmente dunque non ci sarà né quota 102 né quota 41, che è fortemente voluta dalla Lega, come abbiamo visto in un nostro precedente video. Il governo Draghi chiaramente ha ammesso che in futuro le misure di flessibilità riguarderanno soltanto i lavoratori impegnati in attività usuranti, quindi particolarmente pesanti e gravose. Sono dunque molte le possibilità che riguardano il potenziamento dell'APE sociale riservata a questo tipo di categorie. Potrebbe diventare strutturale. La prossima legge di bilancio potrebbe prevedere anche un meccanismo ad hoc ampliando l'elenco dei gravosi e usuranti. Prorogata opzione donna per le lavoratrici dipendenti autonome, che potrebbe essere riconfermata direttamente per un triennio. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.